Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere l'unboxing di alcune cose che ho acquistato. Qui da parte a me c'è un pacchettino piccolino che mi arriva dagli Stati Uniti e poi ho un pacchettone un po' più grande, eccolo qua. Non vedo l'ora di aprire i pacchetti per farvi vedere tutto quello che c'è dentro. Spero tanto che il video vi possa piacere e quindi cominciamo. Per primo aprirò il pacchetto un po' più piccolo. In questo non ricordo bene che cosa c'è dentro perché da loro ho acquistato veramente tante cose. Oh. Allora, la prima cosa è il Funko Pop del Dissennatore. Questo esiste già da parecchio tempo, però a me mancava ancora e di conseguenza l'ho preso di recente. Lo apro e vi faccio vedere nel dettaglio com'è fatto. Eccolo qui. Come potete vedere è curato nei minimi dettagli. Infatti abbiamo qui le parti del mantello che sono dettagliate e hanno delle sfumature che vanno dal nero al grigio. Un pop fatto davvero molto molto bene. Prossimo acquisto è uno dei peluche della nuova collezione Funko. Qui abbiamo Harry Potter, davanti troviamo la divisa da Quidditch, abbiamo gli occhiali in plastica e poi dietro abbiamo anche il dettaglio della divisa da Quidditch con il cappuccio e il numero 7 e lo aggiungerò alla mia collezione. Questi tre sono quelli della prima collezione di peluche che hanno fatto. Di questa collezione ne facevano parte anche Dobby e Voldemort che non ho preso. È uscita di recente l'altra collezione in cui vediamo Harry con la divisa da Quidditch e poi ci sarà Hermione vestita da Ballo del Ceppo, abbiamo Edwige, Hagrid, anche Ron vestito da Quidditch. Con questo termino l'unboxing della scatola più piccola. Quindi prendiamo questa scatola e la lanciamo lontano. Bene, iniziamo l'unboxing della super scatola gigante. Ho aspettato voi per aprirla. Che bello avere le forbici che non tagliano. Carta, 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 carta. Sono stati davvero i numeri uno perché controllate la situazione, cioè non potevano fare un imballaggio migliore. È piena di pluriball. Qui abbiamo un altro pacchettino. Qui abbiamo un altro pacchettino. E in ultimo ho preso due keychain mystery. Ok. Oh, ho capito già che cos'è. Finalmente mi è arrivata la rock candy di Ron. Questa è l'ultima rock candy che mancava alla mia collezione. Notiamo subito che ha crosta in mano e la bacchetta spezzata con lo scotch messo attorno. Dietro invece troviamo il cappuccio. Allora, sul lato voi potete notare le rock candy che fanno parte di questa collezione. Oltre a queste 5 figure si aggiunge anche Luna con la testa da leone che vediamo anche nel film. Apro una piccola parentesi, qui apparirà magicamente la foto delle rock candy che usciranno nell'estate 2018. Avremo due esclusive, una della Funko e una della Barnes & Nobles, e le altre 4 invece saranno delle figure normalissime che potrete reperire molto più facilmente. Qui abbiamo due Funko. Ah, che carini! Ok, qui abbiamo due Funko legati a Fantastic Beasts. Infatti vediamo il Demiguise in versione trasparente e poi vediamo Jacob Kowalski. Vediamoli meglio. Il primo è Jacob, come potete vedere dalla confezione. Anche questo è davvero adorabile, è troppo carino, è fatto benissimo nel dettaglio. Infatti vediamo subito la parte superiore che è veramente molto dettagliata e stessa cosa anche dietro. Devo dire che sono molto contenta di questo pop. E poi il personaggio nel film mi ha fatto sorridere in svariate occasioni perché essendo buffo fa davvero molta simpatia. Il Demiguise trasparente mi piace davvero tantissimo. L'unica cosa, se devo trovare un difetto, che mi sembra un po' troppo giallo, cioè quando lo metto alla luce diventa abbastanza giallo, quindi non tende più ad essere di quel bianco ghiaccio, però si ingiallisce parecchio. Ma nonostante questo ha dei dettagli favolosi. Sono contenta anche di questo pop e felicissima di averlo acquistato. Ma passiamo al prossimo pacchetto. Qui c'è una cosa che aspettavo davvero da tanto. Prima prenderò una confezione, in ultimo tempo quello che aspettavo di più. Lucio Malfoy con la profezia mi ha fatto dannare parecchio, perché quando trovavo un annuncio andavo a controllare e mi davano esaurito, quindi ho detto caspita, non lo trovo da nessuna parte, poi finalmente sono riuscita a trovarlo su vendilo. Mi piace molto. L'unica cosa è che noto che l'abbigliamento è molto simile alla figure proprio di Lucius Malfoy, punto, senza profezia. È un pop davvero molto carino e
curato nel dettaglio sia per quanto riguarda l'abbigliamento, e poi mi piace moltissimo anche la profezia che sembra gommosa e dietro invece notiamo la sua chioma bionda e poi una parte appunto del suo mantello. Ma passiamo al pezzo forte di questo video. Bene, dopo aver scartabellato tutti i pop del mondo, passiamo all'ultimo pop. Voilà, Harry Potter sulla scopa. Questa è stata un'esclusiva, come potete vedere qui, del Comic Con di San Diego estate 2017. Lo apro con molta attenzione. Allora, come potete vedere, questo è il pop di Harry che vola sulla scopa. Hanno fatto nella nuova collezione anche la versione di Ginny e di Ron che volano sulla scopa. E mi piacciono tutti e tre. Qui c'è il boccino d'oro e inoltre sulla scopa c'è la scritta Nimbus 2000. E questi dettagli a me fanno impazzire, perché comunque significa che il pop è curato davvero tantissimo. E poi abbiamo la divisa da Quidditch, i suoi occhiali e la cicatrice, ed è curato molto nel dettaglio anche per quanto riguarda la capigliatura. È davvero bellissimo. Sono veramente euforica. Siamo giunti all'ultimo unboxing. Allora, uno di questi due è il mio, uno di questi due è di mia sorella. Quale sceglierò? Non lo so, non si capisce niente da questa busta. Destra o sinistra? Cosa mi dite? Non vi sento, non vi sento. Destra o sinistra? Questo, apro quello di destra. Queste cose a sorpresa mi fanno impazzire. Oh, che carina! Riuscirò ad aprirlo? Provate ad indovinare chi ha trovato. Stoppate il video, pensateci un attimo, dite un nome e vediamo se avete indovinato. E poi scrivetemelo nei commenti se avete indovinato. 3, 2, 1. Luna! È curatissima nei dettagli, infatti vediamo le orecchini a forma di ravanello e la sua divisa di corvo nero con la bacchetta e anche i capelli tutti biondi, la sua chioma dorata. Vorrei tanto aprire l'altro, ma potrei avere dei nomi da parte di mia sorella, quindi no, non lo aprirò. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse spolliciate in su, mettete un like e iscrivetevi a... No, non ve lo dico di iscrivervi al canale, perché io credo che quante volte una persona si sia iscritta dopo aver sentito iscrivetevi al canale, quindi fatelo solo se siete interessati al canale. Non ve lo chiedo io, vi piace il canale? Iscrivetevi. Condividete il video con tutti i vostri amici se vi può far piacere, con tutti quelli amanti della saga, amanti della collezione dei miei Funko, amanti di tisane, biscotti e tutti i video che ho pubblicato fino ad oggi. Io spero vivamente che il canale possa crescere pian pianino e tutto questo potrà essere possibile grazie al passaparola, grazie alle vostre condivisioni, ai vostri post, ai vostri commenti, a qualsiasi altra cosa. Quindi io vi ringrazio assolutamente anche per il supporto, perché come ben sapete abbiamo superato le 100 iscrizioni e spero che tutto questo continui a salire sempre di più. Io vi mando un bacione e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!